a tutti, friends, al vostro Super Curry. Ecco qui, ragazzi, guardate l'ultima arrivata in casa Super. Allora, praticamente, come ho detto già nel video della Nation, che è successo? Io non sapevo che bisognava accumulare punti e posizioni nobili nelle gare per poter accedere alla Nations effettiva, alla manifattura a un livello superiore. Come un coglione ho fatto una gara per categoria e praticamente adesso devo recuperare, perché il 1° marzo inizia la Nations, quella vera, e non voglio stare in categoria D in mezzo alla gente che non sa neanche come si mette una marcia e ti sperona. Perciò devo salire di livello. Ho provato questa Peugeot perché, come mi è stato consigliato da amici tipo Midius, è una delle vetture più performanti nel gruppo 3. E devo dirvi, ragazzi, ci ho fatto una mezza garetta, non mi è dispiaciuta come auto. Non a caso ho fatto questa livrea così, un po', diciamo, fatta a casaccio. Poi chiaramente il nostro amico Giovanni penso ci farà una livrea bella No War, classica Super Corris. Quindi, ragazzi, torniamo nella nostra carriera. Innanzitutto andiamo a grattare i 2 bigliettini che non ho grattato proprio per farlo insieme a voi. Io come al solito preferisco i soldi perché non mi interessano i pezzi di ricambio. E vai, sempre 3 lire ci danno a noi, ma va bene così. 5.000 euro, e vai. Andiamo a grattare quest'altro. Come al solito, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguitevi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, anche oggi c'è di tutto e di più, come tutti i giorni. Tecnologia, videogiochi. Vai, un altro 5.000. C'è il canale ufficiale SuperCorris84 di Telegram per le news in anteprima. C'è il gruppo Telegram per parlare con me gli altri appassionati di Formula 1 e Racing Game. C'è Fruit Lab, che stiamo per tornare, penso settimana prossima, e c'è Twitch. Coffee. Allora, andiamo a vedere il menu di oggi. Ah, collezione Ford. Ah, giusto, avevamo già preso la Ford Focus RS. E allora, ragazzi, ecco Luca. Il menu prevede l'acquisizione di auto prodotte dalla Ford. È stata la prima azienda al mondo a produrre auto in serie. 120 anni di storia. Hanno la potenza e si potrebbe aspettare da auto americane. Allora, ragazzi, collezione Ford. Questo mi fa capire che dobbiamo andare a prendere la nostra Focusina, che già avevo detto avremmo preparato. E infatti, dove sta? Madonna, qua quante macchine già ci abbiamo, raga. Porco zio. Questa è una macchinetta che si prepara proprio ad alti livelli. Andiamo a fare prima un po' di tuning. Vetturetta che si presta molto molto bene. Io, raga, il colore lo lascerei così. Vai, prima 2.000 euro. Fianchi. Minicon, vai. Reso 3 non si può... Oh, che bello, ragazzi! Madonna, che bello l'alettone stile WRC. Peccato che non si può mettere il sottoparaurti posteriore. Ma io i cerchi me li accetto così. L'unica cosa, ragazzi, dobbiamo mettere una colorazione dei cerchi gialla. Per fare il nostro solito stile No War. Beh, raga, devo dire, è bella bella sta macchina. A sto punto ci mettiamo pure le cose da gara. Già che ci somme, la facciamo proprio stile WRC. Mettiamo pure il sottofascione nero. Sì, però che cazzo, mettetelo sul vetro il nome, no? Cacchio mi rappresenta. Qua mettiamo un nome vero questa volta. Beh, raga, non ci posso credere. Carrozzeria larga 10.000 euro. Ma dai, su. Ammappate. Quella dobbiamo fare. Pazzesco, ragazzi. Oh, peccato che adesso dobbiamo cambiare i cerchi. E va bene, praticamente abbiamo fatto 30, ma non possiamo fare 31. Dobbiamo andare a cambiare i cerchi e mettere quelli più larghi, perché questa, se no altrimenti, diventa una macchina troppo, troppo, troppo larga per i cerchi che abbiamo mo. Però, raga, figata. Veramente la Focus WRC abbiamo fatto. Speriamo che vada bene, anche perché dobbiamo preparare anche il motore,
vai. GT Auto, cerchi. Dobbiamo cambiare cerchi, raga. Mi spiace perché questi sono tanto belli, porca troia. Ruote possedute. La fin fine si potrebbe mettere pure tipo un cerchio così. No, non mi fa impazzire. Proviamo questi qua, raga. No, sono brutti. Questi sono belli. Beh, ragazzi, guardate che vettura pazzesca abbiamo realizzato. Veramente molto violenta. Perché mi ha messo l'alettone questo qua? Non ho capito. Sì, ma sto gioco è rincoglionito. Ci ha levato tutto quello che abbiamo comprato prima. E cazzo fai? Ragazzi, la nostra WRC è pronta. Dai, andiamo a preparare il motore. Eccoci qui, messa a punto. E qua adesso rifacciamo i conti. 355 cavalli. Innanzitutto alleggeriamola. Vai, quasi 200 kg tolti. Qua vorrei fare una preparazioncina un po' fatta bene. Però no, non la voglio estremizzare perché poi diventa una macchina inutile. Però potremmo mettere pure le ruote da sterrato, perché tanto alla fin fine ci servono pure quelle, ci servono. Allora, vediamo, filtro. Solo 3 cavalli. Molto male. Questo 7 cavalli, dai, mettiamo sto filtro qua. Sto scarico sono più di 20 cavalli, però 9.000 euro, va bene, via. Computer personalizzabile, 409 cavalli, olio. Beh, ragazzi, si sta arrivando a un livello molto alto. Assetto regolabile, perché su sterrato può essere che bisogna regolarlo. E vai, 3.000 euro i freni. Mettiamo pure il collettore, 417 cavalli. Quanto ci aumenta l'intercooler? Ma sì, oh, è pure l'intercooler, che ci frega. Adesso però. Vai pure con le camme preparate, 4,50. All'esagio quanto ci aumenta? 13 cavalli, no. Fanculo. Che ci possiamo mettere ancora, ragazzi? Il turbo no, perché non mi interessa. Che ci si può mettere? Che ci si può mettere qua? Fatemi vedere. I freni ce l'abbiamo messo, ci abbiamo messo tutto. Lavorazione condotti, 5 cavalli, 17.000 euro. No, no. Vogliamo aumentarla all'esagio, 13 cavalli. Ah sì, cazzo, se ne frega, vai. Allora, ragazzi, siamo pronti. Penso che l'abbiamo portata a 463 cavalli, 1.300 kg di peso. Dovrebbe essere un mostriciattolo, quindi rechiamoci alle gare. C'ha la potenza di una vera WRC ora, quindi. Andiamo a vedere qual è il campionato che dobbiamo fare. Eccolo qui, quindi sono Colorado Springs e Daytona. Partiamo, Franz, dai. La notizia, praticamente dobbiamo correre con sti cazzo di fuoristrada schifosi. Dobbiamo andare pure a comprare le gomme. E cazzo di storia, ho visto la Focus, ho detto ci fa correre pure con la Focus. Dovrei spendere soldi per sto schifo di macchina, ma non ci pensate per niente. Ma ci mettiamo la centralina del cazzo. Giusto per aumentare 20 cavalli, gomme da sterrato, dove stanno? E abbassiamo il peso. Sto mezzo transatlantico, che schifo ragazzi, cioè. Che cazzo me l'ha fatta vedere fa la Focus? Comunque la proviamo la Focus, non vi preoccupate. Finiamo subito queste 2 gare molto becere. Vai. Colorado Springs. Ah, manco non possiamo regolare nulla. Che schifo, ragazzi. Cioè, questi sono proprio i mezzi che odio di più, che trovo più inutili sulla faccia della terra. Guardate le texture come si caricano all'improvviso. Ah! Ma che sto guidando? Il Toyota, tra cui gare americane, e si guida il Toyota.
Ah! Si botta dentro Super. Beh, spero di averla migliorata con quel poco che abbiamo speso. Quindi alleggerendolo, 20 cavalli di più, centralinetta. Ma sembra molto prestazionale. Ah! Ammazzateo. Gli fa benissimo al volante tutto questo controsterzare. Ah! Si butta super. Si butta per modo di dire. Guardate pure dietro che schifezzaccia che è sta Jeep, va. Manco 5 euro per la vernice ci ho speso. Ah! Ehi, a me, Safis. Levati dai coglionis. Si butta all'esterno super come se fosse a Indianapolis. Però forse se metto la mappa della pista riesco pure a capire dove stanno le curve. Ah, devo dire che non si guida manco malaccio, eh. Penso di averlo migliorato. Se gli levi 200 kg, anzi 400 kg più o meno, gli metti qualche cavallo in più, è chiaro che migliora il tutto, ma... porco zio. Ah! No, 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 no. Ecco Felix da Costa. Si butta dentro super. Ah! Ah! Pazzesco, raga! Madonna mia, che cazzo ho ottenuto! Pazzesco! Ah! Adesso andiamo a provare la Focus WRC dopo queste due gare infami. Invece di fare le missioni oggi, proviamo il Focussone WRC! Madonna mia, raga! Sto a fare più traversi oggi qua che in tutta la mia vita. Ma infine sono pure divertenti ste gare, però... cioè, spero di poterla fare con la Focus. Ah! Oh! Pazzesco, raga! Madonna mia! Madonna sabato! Si sta smontando il volante, secondo me. Povero T300. Adesso quando lo ridaremo a Amazon, gli ridaremo qualcosa di molto difficile da utilizzare. C'è Wilk primo. Fratello di Wilkinson. Eccoli lì, ultimo giro. Corris all'attacco col suo Toyota Celico. Questo è il Toyota Celico, sarà. Ecco Badoer! Oh. Salutiamo il nostro Luca Badoer che torna sui nostri schermi macabri. Ah! Ma non mi ha fregato. Sciupò. Bello il Ford. Il Ford è l'unico di queste macchine che mi piace. Che mi comprerei se avessi soldi senza saperci cosa fare. Oh! Madonna, che cazzo di mazzata gli ho dato a Cussù, vai. Meno uno. Altro Ford. Capito? A noi ci hanno il Toyota e questi con le Ford vanno. Oh! Ah, pazzo! E tipo... oddio! Si va in salita. Ah! BCD! Passiamo un po' l'alfabeto in gara che ci può essere utile! Oddio, il muro! Evita super. Ma no, pensavo che era finita la gara. Ho visto il... niente, non è finita la gara. Tallonato Super Corris da Luca Badoer e Wilkinson. Oh, forse siamo arrivati. Vai. Qua si sta spostando tutto. Yes, madonna quanto è rotto il gippone. Guardate là, raga. Molto ammaccato. Ma almeno 30.000 euro li pigliamo i soldi che ci abbiamo preparato il focussone. Ecco qua, abbiamo vinto il Ford. Ma io, dato che ho preparato questo, non lo utilizzo il Ford, mo. Lo utilizzeremo in gare future. Guarda che cazzo di scandalo sto gippone che ci abbiamo noi. Andiamo a mettere le gomme.
Mannaggia, ma come si fa a correre a Daytona con queste macchine qua, ragazzi? Me lo spiegate voi? Ma che cazzi fumano questi? Ma qua dobbiamo vedere se abbiamo la potenza ideale. Ma non lo so se basta solo la centralina qua per vincere. Ma questi sono scemi, so comunque. Va bene. Mi sa che non basta, ragazzi. C'abbiamo una flemma, ci abbiamo Pauros dietro, non c'abbiamo nessuno. Sai, dobbiamo fare come all'epoca mia dei motorini, dobbiamo tornare dentro e rimettere i cavalli. Ah, 6 marce, c'ho sto scattapalco di cippone. No, raga, siamo troppo lenti. Cazzo, facciamo a superare tutti qua. Oh, Mendoza, minchia stai, vattene, fammi la scia. Guardalo là, guardalo. Sto lercio. Manco la sesta riusciamo a mettere. Ecco Hammond, Richard Hammond, da Top Gear. Però qui c'è un bel gruppetto macabro, che ci può dare tanta, tanta, tanta scia. Sabenda Super, la cui Jeep fa lievemente cagare. E non vorrebbe spendere altri soldi per modificarla. Però questa dietro col Ford mi sa che non lo vedo bene per niente, non lo vedo bene. Oh, tutto l'esterno super, lo chiudo un sandwiccione. No, pezzi di merda. Vabbè, mo ci penso io a voi. Vabbè, ragazzi, a mali estremi, estremi rimedi, vai. Ce cioè, possiamo farcela? Avevo capito che non sarebbe bastato. Messa a punto. Quanti cavalli ci aumenta questo? 5.000 euro macabri buttati su sta Jeep schifosa. 7 cavalli, ma solo 7 cavalli. Ma porco zio. Vai. E mettiamo pure il collettore, vai. 457 cavalli. Torniamo di là, va. Andiamo a vedere che succede. Ah, forse devo mettere pure i rapporti del cambio lunghi, ma non c'ho voglia. Si riparte, friends. Triovale. Vai. Già. Come viaggia, guardate qua quanto va più di prima. Ci abbiamo preso questo. Mo va. Vedete che bello, la cosa bella di sto gioco è quando preparate e potete veramente vedere in maniera tangibile quanto il vostro mezzo migliora poi con la preparazione che avete fatto. Mi sa che la sesta manco qua la riusciamo a mettere. Prende la scia Corris. Si butta dentro come se non ci fosse un altro ieri. E qua senza scia dobbiamo andare veloci. Oh, tutti i Ford ci hanno. Sti bastardi. Ma super. Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Stiamo andando secondo me molto più veloci. Beh, molto un parolone, comunque stiamo andando più veloci. Si butta Super Corris. Però ci dobbiamo pure muovere perché 5 giri, non è che ci abbiamo tutta la vita qua, eh. Arriva Corris che percepisce un minimo di scia. Ragazzi, è tosta perché senza la scia è difficile recuperare quelli davanti, a meno che non c'è più molta più velocità, e non è il nostro caso. Siamo a 5 secondi dal primo. Mo stiamo a recuperare tanto, stiamo a recuperare. Dai con la scia, su! Porco zio, datemi sta maledetta scia. Bastardoni. Ora vedo che anche in curva recupero, bene così.
Abbiamo il tempo per recuperare, ragazzi, i primi. Madonna, la gara su Daytona più lenta della storia. Qua pure la 500 vecchia andava più veloce. Vai. Oh, prende la scia Corri, sentite qua come va. Manco la sesta riusciamo a mettere. Ma oh, qua ce ne stanno due che sembrano uno solo. Oh, che bella battaglia là davanti. Arriva Super. Se ne botta dentro. E passa a due, Mendoza e Neto. Vai. Però vanno pure questi qua, oh, fuori dalla scia non è facile. Guarda qua, guarda qua. Oh, sta pure Troy Bayliss, ragazzi. Ex pilota, grande campione di Superbike. Mitico. Allora, si avvicina. Oh, Troy, non ti mettere. Oh! Oddio! Rischia Corris di prendere Troy Bayliss. Si deve cacciare dalla scia. Valverde, Portiglia. Oh, ho dovuto rallentare. No, cazzo, mi hanno stretto, ragazzi. No, 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 figlio di puttana. Ma vattela più angula, va, mamma te patete. È finita, ragazzi. Qua, friends, terzo giro, abbiamo recuperato questo. Adesso dobbiamo stare attentissimi. Cazzo. Oh, ecco qua. Qua stanno troppo compatti questi. Corri si butta dentro. E vai. Passa a fianco a Neto. Presto daremo la scia a chiunque. Dai, andiamo a provare la Focus VRC. Si ributta dentro Neto perché Corri comunque con la scia non va. Prova a prendere un po' di distacco qua per l'ultimo giro, ragazzi. Tutti velocissimi. Infatti si butta dentro questo. Vedete, non basta essere primi e avere più velocità. Qua è tutto un gioco di scie. Troy Bayliss primo. Ma Corris. Battaglia con Bayliss. Oh, cazzo. Mo sto a sandwich tra Neto e Bayliss. E mo non li devo chiudere perché questi mi sbattono fuori come prima. Tutto all'interno, Corris. Neto all'esterno. Si tiene la posizione per ora. Tutto all'interno, Corris. Prova a non dare scie, ma è impossibile. Ah, Neto, Neto. Bastardo. Noi siamo senza scia neanche lui in questo momento. Poi dietro abbiamo bloccato tutto. Ultimo giro. Minchia, voglio quanto è tosta sta prova. Prende la scia Corris in questo momento. Si mette all'esterno. Si mette all'esterno. È più veloce di Neto. Però non deve dare scie. La deve dare ora. Si mette all'interno, arrivano altri all'esterno. Madonna quanto è tosta, ragazzi. Come quando l'abbiamo fatta con GT Sport con la Lamborghini, che siamo arrivati secondi. Fu una gara epica quella. Corris all'interno. Oh, sta qualcuno all'esterno. Rush finale. Rush finale, Corris deve stare tutto. Ah, niente, si toccano. No, secondo, cazzo, vede. Ah, va, vangolo, va, chi se ne frega. Dai, dammi sti quattro soldi che c'ho da fa. Oh, nuovo bigliettino, ma lo grattiamo domani. Perché, o dopodomani, perché già bella sta macchina, sono contento, l'abbiamo vinta. Già abbiamo dato. Ragazzi, abbiamo vinto pure questo menu. Adesso poi vorresti andare da Luchetto a capire cosa c'è. No, mi dispiace. Adesso ci andiamo a fare una qualsiasi gara per capire se possiamo
Che ne so io dove possiamo andare? Io volevo provare la Focus VRC. Ma non mi ricordo qual è lo sterrato. Laguna Seca. Che belva, ragazzi, guardate che belva. Madonna mia. Minchia quanto cazzo camminano pure le altre. Guardate sta cacchio di Lexus, oh. Madonna mia, oh raga! C'è uno sterzo spettacolare! Pazzesca! Guardate che cazzo di storia! No! Questa è una pista molto molto complicata. Sentite che scoppietti! Madonna quanto cammina! Macchina ultra divertente come la Lancer Evo 5 da guidare. Pazzesca. Madonna quanto cammina sta macchina. Prende la scia super. Ma vedete, sono altre macchine potentissime, voglio, vaffanculo. Non è facile, eh. Ma chi è questo? Ah, la Dino. Ferrari Dino. Ecco il Porschettone. Sentite che cazzo di rumore pazzesco, voglio. Troppo bella. Ci manca solo l'estrattore posteriore ed era una macchina veramente una VRC, e poi. No! No, errore di Corris! Ma la tiene! Ah, larghissimo! Leviamo il traction completamente, dai! Questa secondo me è una macchina che andrà provata nel drift, la proveremo! Adesso faremo la trasmissione sul drift. La puntata. No! Errore di Corris. Madonna, che bella la Porsche che ci abbiamo dietro. Oh! Madonna, quanto cammina sta macchina! La sapevo io che avrei fatto la cazzata. Ma se pensate che sia finita qui, vi sbagliate. Senza traction non è facile, eh. E io qua non vedo una cippola perché sono daltonico, ma no, qua si vede un po' di più. Non si abbatte super. E ripassa la Dino. Pazzesca, ragazzi, pazzesca. C'ha una potenza, una coppia sontuose. Oh, ci chiude il Porschettone. Oddio, pazzesco, ragazzi. Petto a petto col Porschettone, passa super. Questa volta ci sta Super Corris. No, largo. C'è. Niente, in certe curve non vuole girare sta macchina. Scala prima del previsto, Corris, per uscire bene. Madonna quanto cammina sta macchina, raga. Ma è bella da guidare. È proprio goduriosa. Che c'è una coppia infinita. Pure molto stabile in curva. Qua se uno ci mettesse l'assetto un po' migliore, le gomme da pista sarebbe uno spettacolo, cioè voglio, di che stiamo a parlare? Macchina sontuosa.
Ma che cazzo fa il rettilineo? Guarda che roba! Va giù, Corris! Frenata impervia! Sulla pista dove abbiamo preso il primo podio nella Manifacture! Si parte! E vai! Si va a vincere, ragazzi! Macchina sontuosa! Madonna, quanto viaggia! Macchina sontuosa, ragazzi! Guardate quante bottarelle gli abbiamo dato avanti! Veramente macchina di un livello stratosferico! E mi piace tanto perché a me le macchine poi così un po' inguidabili, un po' violente, un po' stronze, a me piacciono proprio! Guardate quanto è bella! Cioè, esteticamente stiamo a parlare di una macchina stupenda, voglio... Contentissimissimo. Ma è bella, raga. Spero vi sia piaciuta la nostra Focus VRC. Vi do appuntamento ai prossimi video. Il vostro Supercore. Ciao, friends.